Alessandro Arro, si è appena finita la partita che avete vinto 1-0 in sofferenza perché spesso vi complicate le cose, avete fatto una buona parte di gara con l'uomo in meno, anche se obiettivamente l'espulsione è sembrata eccessiva, poi pareggiato il numero, ha spintevi la mansardia, avete contenuto bene, è mancato forse il raddoppio, è andata bene comunque. È andata bene perché si sta concretizzando il lavoro che stiamo facendo da agosto. Abbiamo mantenuto la nostra idea, l'abbiamo portata avanti, condivisa da tutti assolutamente, e questi sono i risultati. Dobbiamo migliorare assolutamente su tantissime cose, sulla gestione della palla e delle situazioni, però quella è l'esperienza che dobbiamo fare come squadra, come gruppo, è assolutamente soddisfacente. Siamo partiti bene. Siamo andati a prendere gli altri, loro poi giocavano per la terra, come appunto abbiamo studiato, e siamo riusciti poi a metterli in difficoltà con una giocata sempre provata, e va bene così. L'espulsione è stato un episodio, il nostro 2005, tengo a precisarlo, sta facendo un campionato eccezionale perché in un ruolo delicato, è stata una scelta dell'arbitro. A quanto detto dagli assistenti, anche la spiegazione è stata che dal regolamento era da espulsione. Quindi va bene così, abbiamo reagito bene, abbiamo continuato a giocare uomo a uomo con personalità, sempre prendendo gli altri, va bene. Uomo a uomo intendi perché siete rimasti in difesa a 3, quindi con i Loro, 3-4. giocando con tre davanti, siamo rimasti così. Non avete cambiato il concetto, questo è il lavoro di Franco Giordano che sta portando a 5 vittorie di fila. Che cosa significano queste vittorie? Che stavate andando troppo male prima, dovete riequilibrare un po' il rendimento. Ripeto quello che ti ho detto prima, è il risultato del lavoro che stiamo facendo in settimana. Non è cambiato assolutamente niente da quello che stiamo facendo inizio anno, quando stavamo prendendo gol ogni domenica, una media di due, una media di uno. Oggi non c'è stata una parata, però non abbiamo subito gol ed è comunque importante. Va bene, continuiamo a lavorare così. Sono 5 di fila, va bene, continuiamo a lavorare come stiamo Non li avevi facendo. neanche contati. Non ci stiamo pensando, non guardavo la classifica prima quando ne stavamo perdendo ed eravamo in forte difficoltà, e vedevo i ragazzi che magari quelli un po' più giovani si buttavano giù, però siamo riusciti bene a lavorare, ma ti ripeto. Una classifica che adesso è molto bella, però il campionato insegna che con 4 retrocessioni, con una flessione che ci può stare, non dovuta essenzialmente magari al non gioco, ma anche a circostanze sfavorevoli, ci si rischia di essere risucchiati e quindi che bisogna fare? Allora, niente, continuiamo a giocare come stiamo facendo. Il risultato si ottiene semplicemente col lavoro. Il lavoro durante la settimana ti porta al risultato. Poi può andare bene, può andare male, e il risultato è questo. Purtroppo la classifica corta ci porta a non poter sgarrare, perché abbiamo già sgarrato sul discorso di prima, a inizio campionato. Va bene così, continuiamo a lavorare. Il calendario dice che c'è una partita facile, domenica a Villa Simius, che tu conosci bene sicuramente come ambiente, che gara sarà contro la Sarà Capodistria? sicuramente una gara come quella dell'andata, anche se all'andata loro, se non sbaglio, erano appena costruiti, eccetera, però i ragazzi si sono presentati qua, se l'arbitro in un campo l'aveva piovuto tutto il giorno, si sono comportati bene. Non mi sono assolutamente dispiaciuti, quindi sicuramente sarà una gara tosta e sarà un'ulteriore prova per noi, perché comunque anche oggi, all'inizio del campionato, in 10, probabilmente il nervosismo e l'inesperienza ci avrebbero portato a una sconfitta e a una delusione, e poi a ripartire da zero. Invece oggi abbiamo avuto una prova di maturità, e domenica sarà un'altra prova di maturità importante. Ritrovi sicuramente l'ex allenatore, qualche ex compagno, si è aggiunto da poco anche Giacomo Ah, Chessa. davvero? Sì. Ah, non lo sapevo, non lo vedo mai per quello. Quindi Sì, ti dai, stai sarà un snobbando. piacere, no, assolutamente, sarà assolutamente un piacere rivederli, e niente, poi andremo, non so esattamente come si siano, a parte Giacomo, come abbiano fatto i movimenti, quindi sicuramente per i risultati che stanno ottenendo, se non sbaglio ieri un risultato tondo a Cortoghiana, dove Cortoghiana sono venuti qua, hanno fatto molto bene, domenica scorsa hanno vinto con Villa Mansargia. Quindi fare un risultato tondo di 2-0, dove se non sbaglio l'anno scorso siamo andati in noi con Villa Simius e siamo usciti con 0 punti, è una prova di maturità anche loro. Quindi probabilmente loro sono nel loro momento migliore e noi ci presentiamo come ci stiamo presentando. Quindi vediamo un po' cosa ne Rompendo uscirà. le scatole, come si suol dire. Come sempre. Grazie Alessandro, Prego. complimenti per la tua gara, per la gara dei tuoi compagni, in bocca al lupo. Grazie.